Se vuoi raggiungere un traguardo, ti dico io cosa devi fare. Siamo ancora qui su questo canale, che è il mio canale ma anche il vostro. Grazie per essere di nuovo insieme a me, per aver premuto quel tasto play. Premuto non mi viene, mi viene plemuto, ma non so, forse il cinese che è in me sta fuori uscendo, chi può dirlo. Allora, intanto grazie ancora. E vi ricordo che per sostenere questo canale, è un gesto da fare che è piccolissimo per voi, sono tre clicchini piccolini, per me è una cosa enorme, e quindi il pollicione, grazie, lo apprezzo molto. L'iscrizione, se vi piacciono gli argomenti, e il campanellone che attiverà tutte le notifiche e sarete avvisati ogni volta che arriverà un nuovo video. Allora, era un po' minaccioso, sembrava quasi da televendita quello che ho detto nell'intro di questo video. Se vuoi raggiungere un traguardo, ti dico io come fare. Magari sapessi esattamente, però una riflessione possiamo farla. Ovviamente io mi rivolgo a chi si pone il traguardo di diventare uno speaker radiofonico, ma questo può essere applicato, secondo me, a qualsiasi tipo di lavoro. Come si fa a raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati? Beh, credo che l'unica regola sia la seguente, e cioè non porsi nessun traguardo da raggiungere. Sembrerà una contraddizione in termini, e magari i puristi diranno però se non fai una pianificazione, se non decidi quale, se non tracci una linea che parte dall'inizio e che arrivi almeno a uno dei tanti obiettivi che ti sei posto, allora che facciamo, andiamo così a casaccio? No, certo, io inizio a fare radio, fate conto, ripeto, può essere applicato a qualsiasi tipo di lavoro, e dico, va bene, il mio traguardo è quello di diventare un giorno lo speaker di un network. Sì, ci sta, insomma, diciamo come massima aspirazione o come aspirazione media, perché magari uno vuole diventare, che so, papa, per dire, non lo so. Ecco, ci può stare, ma se noi ci poniamo un traguardo, noi ci chiudiamo, secondo me almeno, ci chiudiamo tutta una serie di strade che invece si possono aprire a prescindere dal traguardo che noi ci siamo posti. E sì, perché immaginate, o perlomeno io vi racconto quello che è successo a me. Quando io ho deciso che volevo fare questo mestiere, cioè il mestiere dello speaker radiofonico, è iniziato moltissimi anni fa, ovviamente, e tutti iniziavano più o meno in quel periodo, nessuno sapeva cosa sarebbe significato fare quella cosa lì, che neanche chiamavamo mestiere perché non lo conoscevamo, e quindi era tutto un work in progress, veniva quello che veniva, insomma. Poi con il tempo è diventato un settore più insomma più complesso, e comunque poi è diventato un mestiere, e va bene. I traguardi che io mi sono posto nella vita, e per la maggior parte sono stati tutti disattesi, ma non da me, dagli eventi. Perché nel momento in cui io mi pongo quell'obiettivo lì e vado dritto per quell'obiettivo, quindi non subisco le influenze esterne che possono essere positive o negative, non guardo niente. È come avere i paraocchi e dire no, io devo fare quello e chi se ne frega di quello che capita intorno. Invece quello che capita intorno a volte è molto più interessante dell'obiettivo che ci siamo posti, del traguardo che ci siamo posti e che vogliamo raggiungere. Magari lì per lì non lo sappiamo, perché succede spesso che ti accade qualcosa che ti distrae dal percorso che stai facendo, e quella cosa che ti sta accadendo non ha una correlazione logica con quello che stai facendo, e potrebbe essere anche presa come una distrazione, no? Dice, ma come, io sto facendo questo percorso, questa cosa qui mi porta un pochino fuori. Bene, siccome, e lo immaginerete, la vita è fatta di continue intersecazioni, continue strade, fuoristrade, bivi, e allora se noi non ci diamo la possibilità di percorrere anche delle strade che non avevamo previsto, non ci diamo la possibilità di sviluppare magari il doppio del traguardo che c'eravamo prefissati. Magari non arriveremo
nell'esempio che ho fatto prima nel network, ma tutta un'altra serie di strade ci faranno diventare, che ne so, direttori di un network, oppure responsabili di produzione di un programma televisivo, chi può dirlo? Insomma, può essere tutto. E quindi il discorso è soltanto sulla chiusura mentale nel voler perseguire per forza quella strada che ti porterà laddove tu hai messo la bandierina. Siccome molte cose non dipendono da noi, anzi la quasi totalità non dipende da noi, perché è fatta di incontri, di fortune, di sfortune, di situazioni che si creano, di quei famosi fuoristrada che ti portano da un'altra parte, che sembra portarti lontano ma poi ti fa ricongiungere in maniera ancora migliore di come tu l'avevi immaginata. Insomma, quindi per raggiungere un traguardo, sì, fare, diciamo, scrivere un canovaccio, come si dice in teatro, no? I punti, io qui voglio arrivare qui, poi qui, poi qui, poi quello sarà. Sì, però non essere chiusi a quello che può succederti durante questo percorso. Cioè avere sempre le orecchie aperte, avere sempre quel campanellino che suona nel momento in cui sta succedendo qualcosa che sembra vi porti lontano, ma probabilmente così non sarà. Almeno questa è la mia esperienza. Di fondo bisogna sempre essere pronti al cambiamento, anche se quel cambiamento non l'avevamo previsto. E con questo io spero di aver risposto a tante persone che mi scrivono e mi dicono: però io voglio fare questo, che cosa devo fare? Beh, intanto devi iniziare. Intanto inizia con quell'obiettivo che ti sei posto, ma non ci pensare più di tanto. Continua a lavorare, vai, impara, acquisisci nuove esperienze, nuove professionalità, anche parallele, anche sempre nel campo, forse anche un po' distanti dal campo, ma vai, 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 vai. E poi magari quel traguardo sarà ancora migliore di quello che tu avevi previsto. Spero di aver risposto anche alle persone che mi scrivono questo e di aver fatto una riflessione insieme a voi. Ogni tanto riflettiamo anche su questo canale. Va bene, e per oggi finisco qua. Vi do appuntamento al prossimo video, però vi ricordo quello che vi ho detto all'inizio, che insomma un bel pollicione a me piace sempre tanto, grazie. E poi l'iscrizione, se vi piacciono anche gli argomenti, e il campanellone per attivare le notifiche ed essere avvisati ogni volta che uscirà un nuovo video proprio su questo canale, e proprio su questo canale che vi aspetterò per il prossimo video. Ciao!